Ciao a tutti e benvenuti nel mio angolo creativo. Oggi vi propongo una bellissima canotta, ok, con un bellissimo filato molto lucente, ok, fantastico, leggero. Però prima di presentarvi il bellissimo filato, iniziare il mio bellissimo tutorial con voi, vi invito a iscriverci nel mio canale di YouTube. Se ancora non siete iscritti, iscriveteci, cliccate sopra la campanella e date l'ok a tutto, nel senso che dopo ogni volta che farò tutorial o live, siete YouTube notificherà, manderà un messaggino a voi dicendo che è uscito o progetti nuovi o le live. Vi invito anche a iscriverci nel mio gruppo di Facebook se vi fa piacere e anche nel mio Instagram sotto la info, ok, lascio tutti i link, cliccate e andate direttamente sia al mio canale YouTube sia al gruppo e sia a Instagram se vi fa piacere. Comunque aspetto i vostri messaggini, che fa tanto piacere, e quello bellissimo mi piace, ok. Allora, oggi lavorerò con questo bellissimo filato, credetemi, morbidoso, bellissimo, lucente. Guardate quanti lurex c'è, proprio fantastico. Allora, questo è un gomitolone di 75% viscosa, 25% lurex, è un 50 grammi, 120 metri. Questo colore è colore 306 del bagno 32 e questo filato si chiama Stella. Se volete acquistare lo stesso filato, trovate sul sito www.morefil.shop. comunque lascio sopra il video tutorial e il codice sconto JACK5 se volete acquistare direttamente dal sito dopo la fine. Dopo, sotto il carrello, trovate proprio un spazio codice sconto, scrivete JACK5 e avete 5% di sconto su tutti i vostri acquisti, ok, comprando direttamente dal sito di Morefil Shop. Lavorerò oggi con uncinetto numero 3, ok, l'indicazione di uncinetto da 3 a 3 mesi, io lavorerò con i 3. Avremo bisogno dei nostri marcapunti e di un forbicino, ok. Comunque io ho dato già inizio al nostro bellissimo progetto, tanto prima di iniziare prendete un po' di appunti, come mio solito do tutte le misure fino alla taglia XL. Allora, per tutte le nostre bretelline, per tutte le nostre taglie, dobbiamo fare 8 ventagli, ok? Solamente per le nostre bretelline, sia la taglia S, la taglia M, la taglia large, la taglia XL, sono 8 ventagli. Se dopo la taglia L e XL 8 ventagli è corti, potete metterci ancora due ventagli, ok? Diventeranno 10 la taglia L e 10 la XL, come volete la bretellina, ok? Comunque 8 ventagli va bene. Se per voi non va bene, aggiungete due ventagli solamente per la taglia L e XL, ok? Poi la taglia S sono 19 volte, ok, 19 volte di punti fantasia per arrivare alla lunghezza del nostro seno. La taglia M sempre 19 volte, la taglia L sono 21 volte di punti fantasia e la taglia XL lo stesso, 21 giri di punti fantasia. Comunque, andando avanti con il tutorial, vi spiego, ok. Comunque prendete appunti oppure fate la schermata di tutte le spiegazioni di tutte le taglie, ok, molto facile e veloce da realizzare. Andiamo avanti, lo lascio qua. Allora, praticamente dobbiamo fare, ok, 4 bretelline così. Io già ho fatto 3, farò l'ultima, poi damo inizio alla unione per iniziare a allungare la nostra bellissima canotta Stella. L'ho chiamato proprio canotta Stella, ok, con questo bellissimo punto fantasia, facile e veloce anche per le principianti e anche le prime mani. Allora,
dobbiamo fare 4, ok? L'ultima che faremo, andiamo a unire tutte le bretelline che abbiamo fatto, ok? Allora, del mio primo, ok, primo, questo è il primo gomitolo, ok, mi è avanzato questo, quindi vuol dire che anche va pochissimo di filato. Adesso iniziamo la nostra bretelline. Faremo un cappietto, ok, chiudo bene, inizio lavorando 1 2 3 4 catenelle, ok, prendo il mio filo, vado nella quarta catenella, conto 1 2 3 nella quarta catenella, entro proprio qua e lavoro un punto alto, ancora un punto alto sempre nell'ultima catenella che è la quarta, ancora un punto alto, ok. Allora ho con le catenelle 1 2 3 4, manca uno che è il quinto, quindi nella quarta catenella si inizia la nostra bretellina con 5 punti alti, comunque lo lascerò qua così. Adesso dobbiamo fare 7, ok, dopo questa faremo 1 2 3 4 5 6 7 giri e col primo sono 8, ok, sono 8 ventagli per tutte le taglie, quindi giro, inizio con 1 2 3 catenella, questo qua è il punto alto che ho iniziato le catenelle, non conto, salto il primo, ok, e vado nel secondo, entro nel secondo punto alto, entro e faccio un punto alto, nello stesso punto faccio ancora il secondo, il terzo e il quarto e il quinto, sono 5 punti alti, ok. Una volta che ho fatto 5 punti alti, prendo il mio filato, vado nell'ultima catenella qua, vedete che c'è la catenella nell'ultima, entro e faccio un punto alto, ok, ecco qua, e quindi ho fatto già il secondo ventaglio, giro, faccio 1 2 3 catenella, prendo il mio filo, salto 1 2 e nel terzo che è proprio nel mezzo entro e faccio ancora 5 punti alti sempre nello stesso punto, ok, di base, 2 3 4 e quinto, ho 5 punti alti, prendo il mio filo, vado nell'ultima catenella qua, entro, faccio un punto alto, ecco qua, e abbiamo fatto 3 ventagli, 1 2 3, giro, 1 2 3 catenella, salto il mio primo punto alto e secondo, nel terzo entro e faccio 5 punti alti sempre nello stesso punto di base, allora 2 3 4 e quinto, prendo il mio filo, vado nell'ultima catenella, entro e faccio il mio punto alto, giro, faccio 1 2 3 catenella, salto il primo punto alto, il secondo nel terzo entro e faccio ancora il mio ventaglio, ok. Allora tutto quello che sto facendo qua dovete ripetere per 4 bretelline, ok, in totale la stessa cosa, sono tutte uguali, vado nell'ultima catenella, faccio un punto alto, contate sempre che qua il nostro ventaglio sono 5 punti alti, ok, giro, 1 2 3 catenella, prendo il mio filo, salto il primo, il secondo, nel terzo entro e faccio ancora un ventaglio, dobbiamo lavorare così per 8 ventagli e poi iniziamo a lavorare il nostro punto fantasia, ok, che sarà tutta una ripetizione. Allora 3 5, prendo il mio filo, vado nell'ultima catenella, entro, punto alto, giro ancora 1 2
3 catenella rientro nel terzo, salto il primo e secondo, entro nel terzo e faccio il mio ventaglio con 5 punti alti. 2 3 4 e quinto. Comunque questa bellissima canotta potete fare con qualsiasi filato, sia lana, acrilico o cotone, ok? Seguite solamente i punti dell'inizio fino alla fine per fare il progetto uguale. Quindi ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, manca l'ultima. 1, 2, 3 catenella, entro, salto 1, 2, entro nel terzo e faccio ultimo ventaglio. Ricordatevi che per tutte le taglie sono 8 ventagli, per la taglia large e XL potete aggiungere 2 ventagli in più e diventeranno 10, però 8 va benissimo. Se volete un po' più larga aggiungete 2 ventagli in più, ok? Allora ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, guardate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adesso iniziamo il nostro punto, ok, fantasia. Giro il mio lavoro. Faccio 1, 2, 3, 4 catenelle, ok. Vado nel primo punto alto, anzi questa qua, scusatemi, entro qua. Più, ok, eccolo qua. Sì, ho iniziato proprio sopra il punto alto, quindi 1, 2 catenella con la prima, sono 3, una catenella in più. Vado nel prossimo, faccio un punto alto, una catenella, vado nel prossimo, un punto alto, una catenella, il prossimo punto alto sottostante, un punto alto, una catenella, e nel prossimo un punto alto, ok, una catenella. E adesso invece di prendere qua nella catenella vado direttamente in mezzo e faccio un punto alto. Quindi ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Adesso iniziamo 1, 2, 3, 4, 5 e una 6, salto il primo, vado qua, entro e faccio un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5 catenella, salto il primo, vado in mezzo e faccio un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5 catenella, vado qua in mezzo, entro, punto basso, faccio 1, 2, 3, entro qua e faccio un punto alto, ecco qua, un archetto, 2, 3 e 4, un archetto, 2, 3 e 4, ok, poi 3, 3, 6, sono 6, quindi dobbiamo fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, ecco qua, giro il mio lavoro, faccio 1, 2, 3 catenella, entro qui, dentro a questo archetto e faccio ancora 5 punti alti, 1, con le catenelle sono 6, 2, 3, con le catenelle sono 4, 5 e 1 sesto, il sesto punto alto, quindi con le catenelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, vado qua in mezzo, chiudo, faccio 1, 2, 3, 4, 5 catenella, rientro qua nel mio archetto e chiudo, e qua entro direttamente e faccio un punto alto, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto punto alto, tutto dentro al
mio archetto, quindi ho 3 3 6, ok, così, e siamo qua. Adesso ritorniamo a lavorare punti alti, 3 catenella, una catenella in più per lo spazio, vado nel prossimo punto alto, questo già ho lavorato, vado nel prossimo, faccio un punto alto, una catenella, prendo il mio filo, vado nel prossimo, un punto alto, una catenella, vado nel prossimo, un punto alto, una catenella, vado nel prossimo, un punto alto, una catenella e l'ultimo punto alto, ok? Dobbiamo contare se ho 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, giusti, passo una catenella qua e vado direttamente qui in mezzo, faccio un punto basso, una catenella, prendo il mio filo e vado nel primo punto alto sottostante, faccio un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella e un punto alto, una catenella e l'ultimo faccio qua proprio così in mezzo, quindi ho 3 3 6 uguale e guardate che siamo qua, vedete qua sopra. Adesso giro il mio lavoro, parto da qui 1 2 3 4 5, ok, vado direttamente 6 catenella e 7, perché 2 per girare, poi 5, vado qui dentro 7 catenella, che okay, entro qua, faccio un punto basso, faccio 1 2 3 4 5, salto questo, vado nel prossimo, ok, entro e chiudo 1 2 3 4 5 catenella, salto e primo quadretto, vado nel prossimo spazio, entro e chiudo, quindi se vedete ma c'è un spazio qua, quindi faccio 1 2 3 4 5, vado dire, salto questo, vedete questo qua, vado qua nel prossimo e chiudo nel secondo quadretto, no, nel primo, nel secondo, ok, e qua si lascia un quadretto qua e uno qua, quindi 1 2 3 4 5, salto uno, vado nel prossimo scusatemi, entro e chiudo 1 2 3 4 5, salto questo, vado nel prossimo e chiudo, qua faccio 1 2 3 e poi faccio un punto alto per chiudere, ecco qua, ok, giro il mio lavoro, faccio 1 2 3 4, ritorno lavorando dentro il primo archetto, ok, 6 punti alti con le catenelle, ok, quindi ho 4 5, sesto, ok, quindi ricontiamo 1 2 3 4 5 6, vado allo spazio, faccio un punto basso, faccio 1 2 3 4 5 catenella, vado nel prossimo, chiudo con un punto basso, ok, siamo qua. Allora qua entro e faccio i miei 6 punti alti, 2 3 4 5 e sesto, sempre dentro il mio archetto, entro qua, faccio un punto basso, 1 2 3 4 5, entro nel prossimo archetto, punto basso, prendo il mio filato e nell'ultimo archetto lavorerò 6 punti alti, 1 2 3 4 5 6, 6 punti alti, 3 3 6, eccoci qua, e vedete che va a aumentare i nostri motivi, prima c'avevo 2 e adesso ho 3.
Quindi il nostro punto di ripetizione sarà punti alti, poi punti alti e una catenella per gli spazi e poi tutti archetti. Giro il mio lavoro. Rifaccio. 1, 2, 3, 4 catenella, 3 catenella per un punto alto e una per lo spazio. Vado nel prossimo, entro, punto alto, sottostante, un punto alto. Una catenella nel prossimo punto, entro, punto alto. Una catenella, rientro nel prossimo punto alto. Una catenella, punto alto. Una catenella e punto alto. Ok? Dobbiamo contare sempre se ho 6, 3, 3, 6 punti alti. Vado direttamente all'archetto sottostante e faccio un punto basso. Prendo il mio filo, anzi qua, faremo una catenella, un punto basso, ok? Una catenella e entriamo nel primo punto alto e faremo un punto alto, una catenella. Entro, faccio un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, punto alto, una catenella, punto alto, una catenella e l'ultimo punto alto. Dobbiamo sempre contare perché prima ho sbagliato. Quindi dovete contare se c'è 6 punti alti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Una catenella, vado allo spazio, faccio un punto basso, una catenella e lavoriamo adesso tutti i punti alti con la separazione di una catenella che praticamente sono 6 punti alti, ok, separati da una catenella. Ecco qua. Questi saranno i nostri punti di ripetizione, ok? Io praticamente ho fatto, adesso vi spiego un attimino, io sono nel terzo motivo, ok, che praticamente sono qua, quindi alla fine, ok, prima della mia unione, per la mia taglia che ho fatto, guardate, ho fatto la lage, ok, e sto facendo 21 giri di punti fantasia. 21 giri vuol dire che tu conti da qua fino all'ultimo punto, sono 21. Però in Italia io vi ho spiegato, la taglia S sono 19 punti di fantasia, contando dai ventagli, ok? La taglia M è lo stesso, 8 ventagli, in totale sono 19 punti con punti di fantasia. La taglia L, ho fatto 8 ventagli e sto lavorando 21 motivi in totale. Ecco qua, quindi adesso giro, faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e iniziamo a lavorare tutti i nostri archetti. Quindi guardate dove sono, sono qua, io sto facendo questo qua, tutti archetti, ok? Quindi rientro, chiudo, punto basso, 1, 2, 3, 4, 5 catenella, salto 1, vado nel prossimo punto basso, 1, 2, 3, 4, 5 catenella, salto 1, vado nel prossimo spazio, punto basso, 1, 2, 3, 4, 5, salto il primo, vado, allora, no, entro nel primo, scusatemi, eccolo qua, sì, entro nel primo, 1, 2, 3, 4, 5, salto 1 e vado nel prossimo. Tra questo ultimo punto basso e il prossimo punto fantasia sottostante, non in questo spazio chiudete, ok? Che qua è la unione del punto basso e punto alto. Nel secondo, ecco, il secondo spazio si chiude con punto basso, poi 5 catenella si chiude. E lavoriamo così, 5 catenella, 4, 5, chiudo qua, da qui faccio 1, 2, 3, 4, 5, vado direttamente al primo spazio, vedete che è questo, non qua, è qua, entro e chiudo, 1, 2, 3, 4, 5,
alzate il primo spazio, vado nel prossimo, chiudo. 1, 2, 3, 4, 5. Salto un spazio, vado nel prossimo e chiudo. Qua faccio 1, 2, 3 catenella, prendo il mio filo dentro, entro, punto alto. E questo è l'ultimo archetto. E quindi se guardate sopra il nostro punto di fantasia ci abbiamo due archetti e poi tra un punto fantasia e l'altro ci abbiamo un archetto qua, uno sopra, sono due, questo è dell'inizio. Qua uno tra unione di un punto fantasia e l'altro va un archetto e sopra il punto fantasia va solamente due, ok? E alla fine va uno. Giro. Adesso ho 1, 2, 3 catenella, entro e farò dentro il mio archetto 6 punti alti contando con le mie catenelle, quindi 4, 5 e 6, ok? Sesto, vediamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vado nel primo archetto che trovo punto basso. 1, 2, 3, 4, 5 catenella, vado nel prossimo archetto, entro e chiudo. Prendo il mio filato, vado dentro l'archetto e faccio 6 punti alti. 2, 3, 4, 5, 6. Quindi 3, 3, 6. Entro in questo e chiudo. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, chiudo. Allora, questo giro fate il primo archetto 6 punti alti, punto basso nell'archetto sottostante, 5 catenella, punto basso nel prossimo archetto sottostante e da questo punto basso si inizia dal prossimo archetto sottostante 6 punti alti, punto basso, 5 catenella, saltiamo al prossimo archetto, punto basso, poi da qui andiamo in questo archetto 6 punti alti, poi una catenella si chiude qua e qui faremo 5 catenella, chiudiamo qua, ok, il nostro archetto con punto basso e nell'ultimo archetto sottostante fate 6 punti alti, poi torno con voi. Ecco qua, sono arrivata, ho fatto l'ultimo, i miei ultimi 6 punti alti, quindi per salire 1, 2, 3. Una catenella in più per lo spazio, vado nel prossimo punto alto e faccio un punto alto, una catenella, vado nel prossimo un punto alto, una catenella, nel prossimo un punto alto, una catenella, nel prossimo un punto alto, una catenella e nel prossimo un punto alto, ok, sono 6 punti alti separati da una catenella, vado nel mio archetto, faccio un punto basso, aspettate che qua dopo i punti alti in una catenella va sempre una catenella, un punto alto, punto basso nel mio spazio sottostante il mio archetto, una catenella e continuo lavorando 6 punti alti, ok, separati da una catenella, ecco qua, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella e un punto alto. Dovete guardare sempre se sono 6 punti alti, 3, 3, 6, giusto? Una catenella, vado nel mio spazio sottostante, un punto basso, una catenella e continuo lavorando così, ok? Ancora per due motivi, poi ritorno con voi quando ho finito, faccio il giro e ritorno per dare inizio al prossimo giro. Ecco qua, ho finito l'ultimo, ok, giro e qua iniziamo con 7 catenella, 3, 4, 5, 6, 7. Nel primo spazio entro e chiudo il mio archetto, 1, 2, 3, 4, 5, salto un spazio, nel prossimo entro e chiudo. Adesso praticamente dobbiamo fare questo giro solamente di archetti, con 5 catenella salta un spazio sottostante, nel prossimo si entra e si chiude, 1, 2,
3, 4, 5, vado direttamente al prossimo spazio che è primo, entro e chiudo. Ricordatevi che sopra il nostro motivo fantasia vanno due archetti, ok? Con 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, quinto, salto 1, nel prossimo entro e chiudo. 1, 2, 3, 4, 5, salto tutto qua, entro nel primo spazio, chiudo. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, chiudo nel secondo spazio, 1, 2, 3, 4, 5, chiudo. Ok, saltando sempre un spazio, nel secondo entro e chiudo. 1, 2, 3, 4, 5, nel primo spazio entro e chiudo. 1, 2, 3, 4, 5, salto primo, nel prossimo entro e chiudo. 1, 2, 3, 4, 5, salto primo, vado nell'ultimo, chiudo. Adesso faccio 1, 2, 3 catenella, prendo il mio filo, entro, faccio un punto alto e questo è l'ultimo archetto. Adesso ecco qua, allora ho finito 1, 2, 3, 4 motivo fantasia completo, quindi vi dico di già che quando avete arrivato a 4 motivi completi, ok, senza questi archetti, sono i motivi, vuol dire che siete arrivati alla taglia small, ok, small e la M, sono 4 motivi. 5 motivi, ok, sono della taglia large, ok, e la XL. Allora giro, ok, iniziamo dentro il mio motivo, dentro il mio archetto, scusatemi, già ho preparato 3 catenelle, rientro e lavoro 5 punti alti, con le catenelle sono 6, ok, e diamo inizio all'ultimo motivo completo per iniziare a unire, quindi 3, 4, 5, manca 1, 6. Vado nel mio archetto sottostante e chiudo con un punto basso, passo 1, 2, 3, 4, 5 catenella, vado nel prossimo archetto, chiudo, prendo il mio filo, dentro l'archetto faccio 6 punti alti, 1, 2, 2, 3, 4, 5 e sesto, ok, sono 6, 3, 3, 6, vado nel prossimo archetto, chiudo con un punto basso, prendo il mio filo, nel prossimo archetto lavoro 6 punti alti, 2, 3, 4, 5 e il sesto, ok, 3, 3, 6, vado dentro al mio spazio, chiudo con, scusatemi, qua ho sbagliato, eccoci qua, fate attenzione perché dopo i 6 punti alti va sempre 1, 2, 3, 4, 5, entro e chiudo il mio archetto, ecco, dopo i 6 punti alti completo dentro all'archetto sottostante va sempre un archetto di separazione tra i 6 punti alti e l'altro, ok? 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Qua vado nel mio spazio sottostante, un punto basso e 5 catenella, 3, 4, 5, chiudo il mio archetto, ok? Prendo il mio filato e 6 punti alti, 1, 2, 3, 4, 5 e sesto, ok, 3, 3, 6, vado nel prossimo archetto, chiudo punto basso, 1, 2, 3, 4, 5, chiudo il mio archetto. E dentro qua l'ultimo archetto faccio 6 punti alti, faccio i miei 6 punti alti, ok, e torno con voi.
Ecco qua, fatto i miei 6 punti alti, già girato, quindi inizio con 1, 2, 3 catenella e una separazione. E qua salto il primo punto alto che ho fatto le catenelle, vado nel secondo e inizio a lavorare un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto. Questo è l'ultimo punto, ok, del nostro punto fantasia per iniziare a unire una catenella e un punto alto. Quindi dobbiamo avere sempre 6 punti alti, 3, 3, 6. Vado direttamente, faccio una catenella, vado nello spazio e chiudo, punto basso, una catenella, torno nel primo punto alto, faccio un punto alto, una catenella, un punto alto, ok, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella e un punto alto, che è l'ultimo. E anche qua vedete, contate se c'è 6 punti alti, 3, 3, 6, una catenella dentro l'archetto, punto basso, una catenella, e si inizia a lavorare per tutti e tre, ok, punti fantasia, punti alti separati da una catenella. Una catenella, un punto basso sotto l'archetto sottostante. Fate fino all'ultimo, poi torno con voi. Eccoci qua, adesso diamo inizio, ok, alla unione. Allora, il mio pezzettino, ok, che è rimasto, io ho passato già dentro qua sopra, nascosto, che così già iniziamo a unire, ok? Allora, adesso iniziamo al prossimo motivo. Il prossimo motivo si iniziava con 7 catenelle, ricordatevi, sì. Adesso faccio, non inizio subito con gli archetti, faccio un punto bassissimo, una catenella, qui ritorno, faccio un punto basso, ok? Proprio qui in mezzo al primo blocchetto. Quindi adesso faccio 1, 2, 3, 4, 5 catenella, salto il primo, vado nel prossimo, faccio un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5 catenella, vado, salto 1, nel prossimo un punto basso. Ricordatevi sempre che sopra il nostro motivo di fantasia va 2 archetti. Adesso 1, 2, 3, 4, 5 catenella, salto questo, vado nel prossimo e un punto basso. 1, sì. Questo è lo spazio di una catenella, qua c'è una catenella e un punto alto. Allora, 1, 2, 3, 4, 5 catenella, salto 1, vado nel prossimo un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5, salto 1, vado nel prossimo un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5, vado nel prossimo, ok, motivo fantasia, entro nel primo quadretto e chiudo con un punto basso, e quindi rimanerà sempre 2 archetti sopra il nostro motivo fantasia. 5, salto 1, nel prossimo un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5, salto questo, vado nel prossimo punto basso, e così lavorerò fino all'ultimo motivo fantasia facendo i miei archetti fino ad arrivare all'ultimo per fare l'unione con quell'altro bretelline, ok? Andate avanti così facendo 5 catenella e chiudo il mio archetto. Ecco qua, stiamo arrivando, 3, 4, 5, salto questo, entro qua, chiudo, ok, 1, 2, 3, 4, 5, salto 1, nel prossimo entro, punto basso, 1, 2, 3, 4, 5, salto questo, vado qua e faccio un punto basso. Qua invece di fare ancora un archetto, da questo archetto, ok, prendo già questo. Se vedete, ok, sono a rovescio, quindi punti alti. Anche qua deve essere uguale, non così, eh? Non così, perché si vede 1
a rovescio, ok, e uno a dritto, dei punti alti parlo. Quindi dovete sempre girare, la unione va fatta sempre dove ho, ok, questo pezzettino qua che abbiamo chiuso, ecco qua, uno e secondo, ok, perché questo io già ho nascosto qua il filato, come ho detto, ho preparato già. Quindi da qua faccio solamente una, due, 3 catenella, prendo questo questo pezzo che è di bretellina e vado direttamente nel primo blocchetto, entro e chiudo con un punto basso. Fatto solo 3 catenella, punto basso. Quindi 1 2 3 4 5, salto il primo blocchetto, vado nel prossimo e chiudo con un punto basso. E qua lavoro solamente 5 catenelle, 5, salto 1 e chiudo, ok, 1 2 3 4 5, vado nel prossimo e chiudo, andate avanti così, 3 4 5, facendo gli archetti, saltando 1 nel prossimo punto basso fino all'ultimo punto fantasia. Dobbiamo lavorare solamente archetti, poi ritorno con voi per fare la unione del prossimo della prossima bretellina, ok, andate avanti così, guardate che qua c'è solo 3, ok, tra unione dall'ultimo archetto di 5 catenelle, ho fatto 3 catenelle, sono andata subito nel primo blocchetto, punto basso, io ho iniziato a lavorare 5 catenelle, ok, vi dico già quanto ho di lunghezza. Allora, ho 49, ok, centimetri di lunghezza. Come io vi ho detto, potete allungare di più, fare 6 motivi, sono fermata a 5 motivi, già ho fatto l'unione, andate avanti facendo gli archetti fino all'ultimo. Poi ritorno con voi, vi faccio vedere come nascondere questo filato e iniziare a unire. Andate avanti. Ecco qua, sono arrivata all'ultimo archetto, mi sono bloccato, ok? Adesso vi faccio vedere come ho fatto, ok? Dovete lasciare sempre questo filo, perché questo filo le indica l'indicazione che dobbiamo iniziare da qua, della rovescio, e dritta è questo, ok? Quindi qua. Allora io ho preso il filato e ho iniziato a passare qua con un uncinetto più sottile, ok, oppure potete passare con l'ago da lana, come vi piace di più. Io ho passato così per bloccare un po', ok, il mio filato, proprio così ho passato su i 6 punti alti, ok, così che quando io lavoro sopra lo bloccherò ancora di più, visto che già c'è un nodo di partenza, questo qua è bello che è bloccato. Quindi passate così, ok, e questo va fatto nelle 4 bretelline, ok, la unione. Vi faccio vedere ancora questa, do inizio con voi, poi qua, ecco, ho passato qua, guardate, ho preso qui, vedete le due asoline del punto basso, ho preso questo filato qua, eccolo qua, passo qua dietro, ecco qua, ecco, passato così, tirato bene qua, e qua ho tagliato, e quindi inizio già da qui, guardate, dall'ultimo archetto ho fatto un punto basso, ok, faccio una, due, 3 catenelle, vado direttamente nel primo blocchetto, entro, faccio un punto basso, faccio una, due, 3, 4, 5 catenelle, salto questo, nel prossimo entro, punto basso, una, due, 3, 4, 5, salto questo, vado nel prossimo punto basso. Ricordatevi sempre che sopra il nostro motivo, ok, fantasia, va 2 archetti, poi va un archetto per unire un punto fantasia e l'altro, sempre con 5 catenella. Quindi vado nel primo archetto, entro e chiudo, ok, ancora 3 4 5, chiudo, salto 1, nel prossimo chiudo.
andate avanti così, torno con voi, ok, dopo che ho finito di unire l'ultima bretellina, ok, vi ho fatto già vedere, è molto facile, andate avanti così e poi dammi inizio all'allungamento della nostra bellissima canota, ok, andate avanti così. Eccoci qua, ok, ho fatto l'ultima unione, 3 catenelle, ho iniziato con gli archetti, sono arrivata qui, mi raccomando, questo è il rovescio, ok? Prendete così, proprio così, vedete? Qua faccio una, due, 3 catenelle sempre, ok? Vado qua, vedete c'è il punto basso, entro qua. E chiudo con un punto bassissimo, cammino qua sopra fino ad arrivare alla terza catenella, una, due, un punto bassissimo e tre, ok. Allora ho fatto 3 catenella, ho unito qua nel punto basso, punto bassissimo, poi ho camminato con 3 punti bassissimi sopra le catenelle sottostanti, faccio una catenella, ritorno, faccio un punto basso. Adesso dobbiamo lavorare solamente in tondo, che sarà sempre la ripetizione che abbiamo fatto prima. Perciò adesso iniziamo e faremo 1, 2, 3, 4, 5, ok? Vado qua nel prossimo punto basso. Una catenella, ok? Qua iniziamo a lavorare i nostri 6 punti alti nell'archetto sottostante, ok? 1, 2, 3, 4, 5 e sesto, ok? Questo giro sarà tutto così. 6 punti alti, una catenella, nell'archetto sottostante fate un punto basso, fate ancora una, due, tre, quattro, 5 catenella e chiudo con un punto basso, quindi sarà un archetto di 6 punti alti, eccolo qua, dopo il punto basso fate sempre una catenella, nel prossimo archetto faremo 6 punti alti, 1, 2, 3, 4, 5 e sesto, ok, una catenella, chiudo, punto basso nell'archetto sottostante, faccio ancora 5 catenella, 3 4 e una 5, chiudo, ok, adesso faccio fino alla unione, così vi faccio vedere come andare avanti, ok, e procedere, quindi ancora 6 punti alti, 3 4 5 e sesto, deve essere proprio 6 punti alti, mi raccomando, contate sempre, una catenella, chiudo, ok, 1, 2, 3, 4, 5, catenella, rientro, chiudo. Adesso qua faccio ancora 6 punti alti, 1, 2, 3, 4, 5 e sesto punto alto, ok, poi sempre una catenella, chiudo, faccio 1, 2, 3, 4, 5 catenella, chiudo il mio archetto e andiamo a finire proprio dove abbiamo le nostre 3 catenella, quindi una catenella e qui dentro faccio 6 punti alti, ok, proprio così. 2, 3, 4, 5 e 6 punti alti, ok, aspettate, mi sa, ecco, 5 e una 6, ok, ecco qua, una catenella, vado direttamente all'archetto sottostante, un punto basso, 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo il mio archetto. Ecco, ok, questo sarà quello che dobbiamo fare
nelle nostre tre catenella della nostra unione, ok? Tutto il nostro giro sarà così adesso. Sei dentro al nostro archetto 6 punti alti, una catenella, un punto basso nell'archetto sottostante, 5 catenella, un punto basso nell'archetto sottostante e nel prossimo archetto sempre 6, ok, punti alti separati da una catenella, un punto basso. Andate avanti così per tutto questo giro e poi ritorno con voi dall'inizio al prossimo giro. Sarà tutta una ripetizione da questo punto in giù in poi dobbiamo solo allungare a gusto e piacere nostro la lunghezza. Ok, io vado avanti, torno con voi per iniziare il prossimo giro. Andate avanti anche voi. Ecco qua, sono arrivata all'ultimo archetto, ok, e alla nostra unione. Quindi una catenella, qua dove ho le 3 catenella sottostante faccio 6 punti alti, ok? 2, 3, 4, 5 e sesto, ok? Una catenella sempre separazione e adesso andiamo direttamente qua, vedete c'è un punto basso, vado qui, entro punto bassissimo. La stessa cosa adesso, ok, dobbiamo camminare qua fino alla terza catenella con punto bassissimo 1, 2 e 3. Ogni giro che dovete fare, ok, dovete sempre camminare per iniziare il punto fantasia. Una catenella, adesso rientro, faccio il mio punto basso, sempre dovete fare. Quindi adesso noi siamo qua, ok? Faccio una catenella e inizio già facendo un punto alto in una catenella, ok? Quindi una catenella, vado nel mio punto alto sottostante, faccio un punto alto, una catenella, nel prossimo un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella e un punto alto. Ok, dobbiamo vedere se ci abbiamo 6, 1, 2, 3, 4, 5, manca uno, una catenella e nel punto alto sottostante faccio l'ultimo punto alto. Ecco qua, una catenella sempre, vado nel mio archetto, faccio un punto basso, una catenella e lavorerò, ok, tutto questo giro di ripetizione solamente punti alti separati da una catenella. Per 6 volte, poi si fa una catenella, un punto basso nell'archetto sottostante e si lavora così per tutto questo giro, ok? Tanto è tutta ripetizione, adesso dobbiamo lavorare, ok, la lunghezza desiderata. Ecco qua, una catenella, vado nell'archetto, chiudo con punto basso, una catenella e continuo lavorando solamente i punti alti separati da una catenella, ok? Dovete contare sempre che sono 6 punti alti, ok? Poi torno con voi e do inizio ancora una volta e poi voi dovete andare avanti, ok? Per le vostre lunghezza desiderata, ok? 3, 3, 6, una catenella, chiudo, punto basso, una catenella e continuo lavorando i miei punti alti separati da una catenella. Questo è il prossimo giro, vedete che tutte punti di ripetizione, ok? Dobbiamo lavorare in tondo adesso, poi dopo quando abbiamo arrivato la lunghezza desiderata vi dico quanti giri ho fatto, poi andiamo a fare tutta la rifinitura. Se volete andare a misurarvi, ok, prendete due marcapunti, fate così, guarda, mettete qua e uno qua, ok, chiudete e potete andare a misurare, ok, e guardate se va bene. Comunque così va benissimo. Come ho detto dall'inizio, la taglia LXL fate 10 giri di ventagli, altrimenti per le altre taglie va bene 8.
quindi potete anche andare a misurare, ok? Perché dopo ritorno con voi quando ho fatto tutte le mie i miei giri per la mia lunghezza desiderata e faremo la unione delle bretelline e tutta la rifinitura. Io vado avanti lavorando così, poi torno con voi qua, faccio l'unione e damo inizio al prossimo giro che sarà tutti architi. Andate avanti così. Ecco qua, sono arrivata all'ultimo ok punto fantasia, quindi una catenella, vado qua dove ho il mio punto basso, entro, chiudo con punto bassissimo e qua dobbiamo camminare con punto bassissimo una catenella e punto alto una catenella con punto bassissimo un punto alto, dobbiamo arrivare al secondo spazio che è questo. Una catenella, anzi un punto bassissimo, una catenella e qua inizio un punto basso, ok? Quindi qua ho fatto già un motivo con voi lavorando sempre in tondo, come ho detto prima, già abbiamo fatto la unione. Ora faccio un... allora qua saltiamo, arriviamo al terzo quadretto, ok? Perché quando torniamo indietro, ok, si inizia da qua un punto basso, 5 catenella e qua si inizia il prossimo archetto, che okay? Quindi qua dobbiamo fare una catenella, un punto basso, ok? Sono due archetti sopra, quindi questo facciamo 1 2 3 4 5 catenella, salto 1, vado nel prossimo e chiudo. Ecco, ricordatevi che il primo archetto va messo già un punto basso, ok, e una catenella. Possiamo anche iniziare da qua, ok, questo è un modo, oppure rifaccio che questo procedimento dovete fare ogni volta che iniziamo il prossimo giro. Dobbiamo camminare con le catenelle e punti bassissimo, quindi una catenella, entro nel mio punto basso, chiudo con punto bassissimo, cammino con punto bassissimo qua nella catenella, nel punto alto punto bassissimo e qua punto bassissimo, quindi inizio dal primo, ok, così rimane più facile anche per voi. Una catenella, ritorno punto basso, faccio 1 2 3 4 5 catenella, salto 1, vado nel prossimo e chiudo. 1 2 3 4 5 catenella, salto 1, blocchetto, vado nel prossimo e chiudo. 1 2 3 4 5 catenella, vado nel prossimo quadretto, entro nello spazio e chiudo con punto basso. Questo giro è solo di archetti, ok? Sempre saltando un blocchetto, nel secondo blocchetto sottostante si chiude, ecco qua, salto 1, vado nel prossimo, chiudo. Ricordatevi che sopra il nostro punto fantasia ci abbiamo solamente due archetti. Quando arriverò qua farò l'ultimo archetto qua, punto basso, 5 catenella e vado a unire qua, e la stessa cosa camminerò con punti bassissimi per arrivare alla terza catenella, iniziare punto basso e l'archetto, ok? Quindi andate avanti così, 4, 5, sono tutti punti di ripetizione, ok, che dobbiamo lavorare fino ad arrivare alla lunghezza desiderata, ok, andate avanti così, 3, 4, 5, e poi quando ho finito tutti i giri torno con voi, dammi inizio al prossimo giro che sarà del 6 punti alti, catenella, punti bassi, archetti di 5 catenella, punti bassi, catenella e il nostro blocchetto di 5 punti, di 6 punti alti. Andate avanti. Qua sono arrivata all'ultimo archetto che ho fatto, il penultimo, punto basso, 5 catenella e sono arrivata al mio punto basso del mio primo archetto. Entro qua, prendo le due asoline, entro, tiro, chiudo con punto bassissimo. Per iniziare il prossimo giro dobbiamo camminare sempre con punto bassissimo per 3 catenelle, ok, 2 e la terza catenella, ok, sono arrivata a metà archetto, una catenella, ritorno, faccio un punto basso, ok, adesso faccio una
2 3 4 5 catenella, chiudo qua con un punto basso. Allora, questo sto dando inizio al prossimo motivo, ok? Volevo spiegare che io ho messo il 2 marcapunti, sono andata a misurare. Se nel caso a voi viene un po' più larga e volete più stretta i punti, ok, dovete solamente da questo archetto non fare più catenella e andare direttamente all'archetto sottostante e lavorare i 6 punti alti, ok? Così stringiamo un po' di più, se volete un po' più stretta. Questa è una cosa in più che vi dico, se volete stringere il vostro motivo, ok? Quindi 3 3 6, vado direttamente all'archetto e chiudo con un punto basso, quindi non faccio più le catenelle, ok? Prendo il mio filato, faccio 1 2 3 4 5 catenella, chiudo nel prossimo archetto con un punto basso. Da qua inizio già a lavorare i miei 6 punti alti, ok, senza nessuna catenella di separazione, ok? 3 4 5 e sesto, ok? Vado direttamente all'archetto, chiudo e continuo lavorando 5 catenella e chiudo il mio archetto, ok? Allora, questo stiamo dando inizio al prossimo motivo. Quell'altro giro sarà punti alti, catenella, e tra l'ultimo punto alto, ok, dei 6, non fate più la catenella, se volete stringere, fate il punto basso. E poi dal punto basso si inizia il punto alto separato dalle catenelle. Quindi adesso da questo giro in poi dovete solamente arrivare alla vostra lunghezza desiderata. Io lavorerò fino alla lunghezza di una canotta, ok, e nel caso mi bastasse il filato, che è bellissimo, mi piace tantissimo anche questo colore della canotta, farò più lunga e farò diventare un copricostume. Comunque dopo vi dico, ritorno con voi e vi dico quanti giri di ripetizione ho fatto. Praticamente ho fatto un motivo, sto iniziando il secondo, ok? Più o meno sarà 10-12 motivi per la lunghezza mia desiderata della mia canotta, ok? Poi dopo, se è di più o di meno, ritorno con voi e vi dico quanti giri ho fatto per la mia lunghezza, ma anche i giri dovete scegliere voi quanti giri fare, quanto lunga fare questa canotta, a gusto e piacere vostro. Io comunque vado avanti, ok, con i miei motivi, e poi ritorno con voi e vi dico quanti giri ho fatto, come ho detto prima, per la mia canota, ok? Comunque andate avanti così, se volete stringere di più fate così, se no altrimenti continuate lavorando con la separazione di una catenella. Ritorno con voi quando ho finito tutto la mia lunghezza della mia blusa. Comunque io vi ho dato già, vi do ancora una volta, ok, mettiamo a posto bene, vi dico quanto è larga, ok, la mia canotta. Allora sono arrivata a un 50 centimetri, ok? Quindi adesso, se volete 50 centimetri, questa misura che sto facendo io a me mi va benissimo, ok? Quindi voi andate avanti, se volete stringere fate come ho detto io, se volete lasciare larga come è, no, fate più le catenella. Se volete larga continuate con le catenella di separazione come ho fatto vedere prima. Io comunque adesso scendo senza nessuna catenella di separazione tra un punto e l'altro, come vi ho spiegato prima, ok? 3 3 6, tipo qua dopo i 6 punti alti c'era sempre una catenella, invece non lo faccio, vado direttamente, chiudo con punto basso e continuo lavorando così, ok? 5 catenella, rientro e chiudo. Allora io andrò avanti, torno con voi quando arriverò alla mia lunghezza desiderata. Andate avanti anche voi.
Eccoci qua, ho finito tutta la mia lunghezza, sempre facendo lo stesso punto di ripetizione e sono arrivata alla lunghezza desiderata. Adesso vi do la mia lunghezza e larghezza. Allora, vediamo da qua a qua, sono 55 centimetri di lunghezza. Larghezza ho un 44. Adesso vi dico anche quanti motivi ho fatto dopo lo scalfo delle maniche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 giri per arrivare alla mia lunghezza desiderata, ok? Poi voi fate la lunghezza desiderata vostra. Andando in giù, se volete allungare, proseguite, ok? La lunghezza desiderata che si può diventare anche un copricostume, ok? Oppure un vestito. Io ho deciso di fare proprio la canota. Fatto 2 catenella, taglio mio filo. Comunque potete proseguire per fare, come ho detto, un costume o anche un vestito. Io questo lo nascondo qua, poi dopo passo con il lago da lana, ok, per nascondere ancora di più. E qua sotto abbiamo finito. Adesso iniziamo a unire le nostre spalline. Faccio vedere come farò la rifinitura. Intanto togliamo il marcapunto, ok? Qua adesso ho tolto il mio marcapunto, ok? Tenete, girate così, ok, le due isoline, una e due, tutte e due a dritto, ok? Così, proprio le due spalline. Adesso prendo il mio filato, già ho preparato il mio capito, ok, prendo, entro proprio, ecco qua. Allora prendo questa spallina e questa, guardate bene che tutte e due è a dritto, ok, proprio così. Entro qui, dentro questa asolina, vedete qua, da dove abbiamo iniziato qui. E prendo questa qua di asolina, ok, tutti e due così. Giro il mio filato, questo lo lascio qua che nasconderò, e anche questo lascio qua che lo nasconderò poi lavorando. Allora prendo il mio filo, tiro, eccolo qua, ho portato qua, faccio una catenella, riprendo ancora questa asolina e questa, faccio un punto basso. Ok, io ho bloccato bene questi fili, adesso tutti e tre, scusatemi, inizio a lavorare. Allora da qua faccio, entriamo qua, guardate, qui c'è un punto alto, vedete qua, visto? Quindi prendo qua, prendo questi tre fili, entro qui prima, dentro al punto alto, faccio ancora un punto basso e questo è il secondo. Adesso inizio una, due, 3 catenelle, ritorno e faccio un punto alto e il secondo. Con le catenelle sono 3 punti alti. Vado al prossimo spazio qua, entro, faccio un punto basso. Ancora una, 2 catenella, rientro e faccio un punto alto e il secondo. Ok, questa è la rifinitura delle nostre spalline in unione. Vado nel prossimo punto alto, entro e scusatemi, chiudo con punto basso e quindi già ho fatto due. Continuo lavorando così, 1, 2 catenella, ritorno e faccio ancora i due punti alti. Ok, con le catenella sono sempre 3. Vado nel prossimo spazio, entro e faccio un punto basso e lavorando così ho nascosto anche il filato che era rimasto, vedete? Oh. Adesso una, 2 catenella, ritorno, faccio due punti alti, uno e il secondo. Vado nel prossimo spazio, punto basso, continuo una, 2, 3 catenelle,
ritorno e faccio due punti alti, 1 e 2. Vado nel prossimo spazio, punto basso. Vedete che bello? Così, 1, 2, catenella, ancora due punti alti, 1 e 2. Dobbiamo aumentare niente, solo lavorare così, ok? Punto basso, 2 catenelle, ritorno e faccio due punti alti sempre nello stesso posto. Questa è la nostra rifinitura degli scalfi delle nostre maniche. Punto basso nello spazio, 2 catenelle, 2 punti alti nello stesso posto, ok? Poi vado al prossimo, che è questo, punto basso. Ecco qua, vedete come sta venendo la rifinitura. Quindi io devo procedere tutto così. Quando arrivo qua nell'ultimo, ok, poi torno con voi. Sempre il procedimento è punto basso, 2 catenelle, ancora 2 punti bassi nello stesso spazio, ok, e si va nel prossimo spazio e si chiude. Un punto basso, 2 catenelle e 2 punti alti, 1 e 2. Vado allo spazio qua, salto proprio questo, ok, vado qui e punto basso, 1, 2 catenella, ancora un punto alto e secondo, vado qua allo spazio, chiudo. Questo qui dobbiamo saltare, che è tutto punti alti, come ho saltato qua, ok, qua guardate, punto basso, 1, 2 catenelle, 2 punti alti, 1 e 2, sempre lo stesso posto. Salto questo che è tutto punti alti, vado allo spazio, punto basso, 1, 2 catenella, ancora dentro allo spazio, 2 punti alti, 1 e 2. Vado qua nello spazio, punto basso, 1, 2 catenella, ancora 2 punti alti. Sto arrivando con voi proprio alla fine sotto qui tra la unione, così dopo tutto questo pezzo ritornate indietro lavorando così. Ricordatevi che qua dove abbiamo tutti i punti alti dobbiamo saltare, ok? Ecco qua, adesso vi faccio vedere due punti alti con le catenelle 3. Qui salto, invece di entrare qua e fai punto basso, no, saltiamo tutto questo e andiamo direttamente allo spazio, punto basso, 1, 2 catenelle, ancora due punti alti, ok, vado qui allo spazio, punto basso, 1, 2 catenella, ritorno, due punti alti, 1 e secondo, salto questo, tutti i punti alti, vado proprio allo spazio, vedete qua, e chiudo, 1, 2 catenella, ritorno sempre lo stesso spazio e siamo arrivati proprio sotto lo scalfo delle maniche. Ecco qua. Allora da qui passiamo direttamente, allora vedete qua ci abbiamo un punto alto, 2 3 4, qui erano 1 2 3 4 5 6 6 punti alti, quindi salto 3, salto 1, 2, 3, vado nel terzo, proprio qua in mezzo, proprio così, andate, entro, faccio un punto basso qua, vedete? Da questo punto, da questo spazio, faccio 3 catenelle, ritorno sempre qua in mezzo e faccio ancora 2 punti alti, 1 e il secondo, ecco qua. Vado direttamente allo spazio, punto basso, e qui è sotto lo scalfo proprio delle nostre maniche, ok? Quindi qua 1, 2, catenella, ritorno nello stesso spazio e faccio due punti alti, ok? E la stessa cosa qua, dobbiamo saltare tutti questi punti alti, andiamo direttamente allo spazio, punto basso. Ritornate indietro così, 2 catenelle, sempre due punti alti, è la stessa cosa che sto facendo qui in questa manica, dovete fare in quell'altra manica. Arrivo qua, punto basso, 1, 2 catenella, ritorno sempre due punti alti, 1 e secondo,
pensato tutto questo, vado allo spazio e punto basso. 1, 2, ritorno, faccio due punti alti. Ecco qua. Vado qui allo spazio, punto basso. 1, 2, catenella, due punti alti. Ok. Salto tutto questo, vado allo spazio, punto basso. 1, 2, 3 catenella, rientro e finisco il mio punto onda, lo chiamo, salto qui allo spazio, entro, punto basso, ecco qua, e stiamo arrivando proprio sopra alla nostra unione, punto basso, 2 catenella, ritorno e faccio due punti alti sempre nello stesso posto. Ok, salto tutto questo e vado allo spazio, entro, punto basso. 1, 2 catenella, ritorno, faccio 3 punti alti, 1 e 2, con le catenelle sono 3, vado allo spazio, punto basso. 1, 2, ritorno, un punto alto, 2, qui entro e lavoro normale. Era solo qua, ok, dove abbiamo fatto un po' di diminuzione, perciò punto basso, 1, 2 catenella, rientro, faccio due punti alti, 1 e 2, dentro lo spazio, punto basso, 1, 2, e lavoriamo normale qua adesso, senza saltare niente, ok, 2 punto alto, allo spazio, punto basso, 2 catenelle, ritorno, due punti alti, 1 e secondo spazio, punto basso, 2 catenelle, ritorno, due punti alti. Stiamo arrivando proprio all'unione, vi faccio vedere come iniziare proprio lo scollo proprio. Allora qui siamo alle maniche, allora aspettate un attimo, sì, così deve stare, ok, proprio così. Quindi mancano 2, 3, 2 catenelle, ritorno e faccio 2 punti alti, 1 e 2, ritorno qui, punto basso, 1, 2, ritorno qua e faccio 2 punti alti, ancora 1 e secondo, qui allo spazio, questo entriamo, punto basso, 1, 2 e questo, ecco, scusatemi, ancora 1 e qui andiamo direttamente, vedete, a punto basso qua, ok, entro qui in mezzo dove ho fatto l'unione, qui chiudo con un punto bassissimo. Allora le cose sono due: o tagliamo il filo e andiamo da questa parte, oppure guardate cosa farò, una catenella, questo già è la unione della nostra scalfo delle maniche, bellissimo, giro così, guardate, farò così senza tagliare il filo, ok, io vado direttamente ancora una catenella, sono due, vado qua, vedete qui, entro, punto bassissimo, una catenella, ritorno, faccio un punto basso e da qui inizio a lavorare la stessa cosa, però questo verso qua, ok, è tutto lo scollo, il nostro scollo, ok, quindi già ho fatto la unione del scalfo delle maniche, 2 catenella e sono entrata qua, ho fatto un punto basso per non tagliare il filo, 1, 2 catenella, ritorno, scusatemi, sì, 2 catenella, ritorno qui e faccio un punto alto e il secondo, ok, e già partiamo da qua per fare la nostra rifinitura, salto questo, vado qui, anzi qua in mezzo, vedete qui nel punto alto un punto basso, 1, 2 catenella, ritorno e faccio la stessa cosa, e adesso farò tutto il contorno così nello spazio, punto basso,
una, 2 catenella e continuo, 2 catenella, un punto alto, ancora un punto alto e punto basso qua, una, 2, rientro e faccio i miei 2 punti alti, vado direttamente al prossimo spazio e chiudo, guardate, ok, proprio così. Andate avanti, ok, fino qua. Ricordatevi che quando finiamo tutto questi fino qua ai nostri ventagli, in ogni spazio dobbiamo lavorare, ok, da qua chiudiamo qui e facciamo normale. Quando arriviamo qua io ritorno con voi, perché dobbiamo saltare questo tutti i punti alti, dobbiamo agganciare in questo spazio qua, ok, andate avanti così. Ecco qua, come vedete io ho lavorato normale scendendo, ok, quindi sono arrivata qua, chiuso con punto basso, quindi da qui faccio 2 catenella, entro, lavoro ancora 2 punti alti, ok, vado qui allo spazio, chiudo punto basso e da qui farò ancora una, 2 catenella, rientro, faccio 2 punti alti, ok, e da qua iniziamo non più a fare punti bassi qua, perché dobbiamo saltare tutti questi, andiamo allo spazio, punto basso e qua inizio lavorando normale, ok, 2 punti alti con le catenelle 3 e qua chiudo che c'è lo spazio, punto basso, ecco qua, una, 2 catenella, ancora un punto alto e 2 e siamo arrivati, abbiamo tutti i punti alti, questo salto vado qui allo spazio, punto basso, lavorate così, ok, saltando sempre questo e questo e si agganciamo allo spazio sottostante, ok, fino ad arrivare qua al punto V da parte davanti della nostra canotta e torno con voi, lavorate così. Ecco qua, sono arrivata, come vedete io ho saltato questo, ho fatto qua, ho fatto un punto basso qui e ho fatto già direttamente anche qui e questo saltato, vedete, ho fatto il punto basso qua e ho fatto un punto onda qua. Allora siamo arrivati proprio alla la nostra unione qua, ok, quindi qui davanti, questa è la parte davanti, la stessa cosa che abbiamo fatto qui sotto lo scalo. Qua sotto ho 6 punti alti, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti alti, ok? Quindi salto 3, vado qua in mezzo, ok? Nello spazio entro, faccio un punto basso. Una, 2 catenella, ritorno nel stesso posto e faccio 2 punti alti ancora, ok? Mi raccomando, questo che sto facendo è a parte davanti della canotta, è la stessa cosa che abbiamo fatto qua, ok, sotto lo scalfo delle maniche, quindi da qui vado direttamente allo spazio, vedete, salto i 3 punti alti sottostanti, vado qui e faccio un punto basso e adesso sto lavorando e sto salendo con la lavorazione, ok, e da qua dovete lavorare sempre saltando questi qua, andare allo spazio, punto basso, 1, 2 catenella, ok, sempre 2 punti alti, vado allo spazio e chiudo, qua faccio 2 catenelle, ancora 2 punti alti e qui devo saltare perché ho tutti i miei punti alti, guardate, questo, eccolo qua, salto questo, vado allo spazio e chiudo, 1, 2, ritorno, 2 punti alti, le catenelle sono 3, vado allo spazio, chiudo e qua 1, 2, ok, 2 punti alti sempre nello stesso posto con le catenelle sono 3 e sono arrivata ancora ai miei punti alti, salto e vado nello spazio e chiudo, 1, 2 catenella, ritorno sempre nello stesso posto e faccio 2 punti alti e con le catenelle sono 3, vado qua, chiudo, 1, 2 catenella, ritorno e 2 punti alti, 1 e 2, qui
salto, ok, e vado qua allo spazio e chiudo. E da qui in poi lavoriamo normale in tutti gli spazi sottostanti, ok? E solamente nella parte dove c'è tutti quei punti alti che dobbiamo saltare. Qua non saltiamo più niente, lavoriamo normale, ok? In ogni spazio sottostante, fino ad arrivare alla unione ancora una volta e ritorno con voi, ok? Quando arriviamo qui, ritorno con voi, lavorerò così, normale. Ok, poi torno con voi, andate avanti. Ecco qua, ho lavorato tutti, vedete i punti onde, ogni spazio sottostante, ok? Adesso siamo arrivati alla nostra unione, quindi tolgo questo mio marcapunto. Dovete lasciare le due asoline così, ok? Adesso andiamo a unire insieme. Qua ho il mio punto onda, quindi guardate cosa farò. Tirerò qui in mezzo, che è proprio in mezzo. Vedete? Ecco qua, aspettate. Proprio qua in mezzo. Ecco qui. Uno. Prendo dritto, deve essere dritto, se no si gira poi le spanine. Vado proprio qui in mezzo, la stessa cosa. E qui faccio un punto bassissimo. Ecco qua. Una catenella, ok, e da qui inizio 1 2 catenella, ritorno sempre nello stesso punto, prendo le due asoline così, faccio un punto alto ancora, ritorno nello stesso punto, faccio ancora un punto alto, e qui è la seconda unione delle nostre spalline come abbiamo fatto qua, ok. Adesso dopo ritorniamo di là perché dobbiamo rifinire. Quindi da qui vado qua allo spazio, vedete? Qui ho un punto alto, lo prendo bene, guarda qua. Prendo il filato che mi è rimasto e faccio un punto basso qua. E da qui 2 catenelle, rientro nello stesso posto, faccio un punto alto, faccio il secondo, ok? Vado allo spazio sottostante, chiudo con un punto basso e così nascondo anche i punti a i filati che mi è rimasto. Da qua faccio 1 2 catenella, ritorno stesso posto e faccio 2 punti alti, e adesso scenderò e farò la stessa lavorazione che vi ho fatto già vedere. Quindi da adesso in poi, ok, andate avanti lavorando così. Quando arrivate dove c'è tutti i punti alti ho fatto vedere, dobbiamo saltare qui alla spallina, per ogni spazio sottostante dobbiamo fare il punto onda. Ecco qua, chiudo, ok, 1 2 catenella, nello stesso spazio ancora 2 punti alti, chiudo nello spazio sottostante, ok. Allora abbiamo fatto anche la seconda unione delle nostre spalline, quindi ho fatto una qua, ho fatto una, ho fatto anche qua. Adesso io sto lavorando la parte di dietro del nostro, della nostra bellissima canota. Io sono qua, devo scendere e farò la stessa cosa che ho fatto vedere già qua, ok. Qua a metà faccio un punto onda qua, lascio 3 punti alti qua e 3 qua, e poi inizio a salire. Quando qui allo spazio si chiude, da qui del punto onda qua saltiamo sempre questi punti alti e sì, facciamo subito un punto basso qua, un punto onda, si chiude qua con un punto basso, si fa un punto onda, si salta questo e si va direttamente al prossimo spazio, ok, fino ad arrivare qua, da questo punto qua dei punti onda, guardate, da questo fino ad arrivare all'ultimo dovete lavorare tutti gli spazi sottostanti con i punti onda come già ho fatto vedere qua, ok. Andate avanti così, quando arrivo qua al penultimo ritorno con voi, faccio vedere la chiusura della nostra unione, ok. Andate avanti. Ecco qua, si è arrivata all'ultimo punto onda, quindi vado proprio qua, da qua, ok, salto tutto questo,
e vado qui, prendo questi, guardo, questa catena l'abbiamo fatto due, entro proprio qua in mezzo, così tiro, faccio un punto bassissimo qua, su due catenelle, e adesso posso tagliare il mio filo, ok? Ecco qua. Una volta che ho tagliato il filo, ho nascosto il filo, rimanerà così le nostre spalline della nostra bellissima blusa, ok? Quindi io qua ho fatto, vedete, tutta la rifinitura con punto onda, come ho detto prima, qua la unione, ok? Ho lasciato tre punti alti qua, sono andato in mezzo con punto basso, ho iniziato punto onda a salire, sempre saltando questo, vedete che ho saltato, sono andata qua con punto basso, ho iniziato punto onda. Ho fatto anche qui, manca solo questa parte qua, ok, di quell'altro scalfo delle nostre maniche, questo. La stessa cosa, iniziate, vi faccio vedere l'inizio, poi andate avanti da solo. Questa è l'ultima rifinitura del scalfo di quell'altra manica. Passo il mio capietto, vado proprio qua in mezzo, ok, qua in mezzo, vedete qui, entro, punto basso, ok. Questo filo lo lascio qua. Qua inizio con, aspettate, così. Una, due catenella, ritorno sempre nello stesso spazio e faccio ancora due punti alti, uno e il secondo, ok? Questo è la partenza per la rifinitura di quell'altra scalfo delle nostre maniche. Da qua, scusatemi, entro qui, vedete qua, faccio un punto basso e inizio già a nascondere il filo. Passo una, due e continuo lavorando, ok? Due punti alti nello stesso posto, al prossimo spazio punto basso, due catenelle e ancora due punti alti nello stesso spazio, al prossimo posto, ecco il filo è qua che sto nascondendo, prendo, faccio così, entro nello spazio sottostante, punto basso, una, due catenelle, ritorno sempre nello stesso posto e faccio due punti alti. Lavorerò così fino ad arrivare, ok, al penultimo punto onda qua e finimo di fare la seconda unione, ok. Andate avanti scendendo, quando arrivate qua lasciate tre punti alti qua, tre di qua, e fate qua in mezzo un punto basso e si inizia il punto onda e andiamo a agganciare qua un punto basso e si inizia salendo tutti i punti onda fino al penultimo, poi ritorno con voi, andate avanti così, mi raccomando, qua dove c'è, vedete, questi punti alti dovete saltare, dovete andare allo spazio sottostante, qua si salta, va allo spazio sottostante, qua si fa ancora un punto onda, si salta qua a questo punto e si aggancia qua per iniziare il punto onda, ok, andate avanti così. Ecco qua, ho finito il mio penultimo punto onda, vado qua, vedete, qui faccio un punto basso e qua faccio l'ultimo punto onda per rifinire la unione del mio scalfo delle maniche, ok? Allora, due catenella, due punti alti, vado qua, proprio qua in mezzo, entro e faccio un punto bassissimo, faccio due catenelle, ok, taglio il mio filo, tiro, dopo lo nascondo qua dietro. Eccoci qua, la nostra bellissima canotta è finita, ok, abbiamo fatto tutta la rifinitura qua, abbiamo unito le spalline, ok, adesso vi do tutte le misure precise, lunghezza e larghezza, ok, di questa bellissima canotta. Allora, con la mia rifinitura, la lunghezza è di 58 centimetri della spalla fino alla fine dei miei punti, ok, fantasia. Larghezza, allora, un 46 centimetri, ok.
per la taglia che ho fatto per me. Comunque vi ho dato dall'inizio, vi ho spiegato le taglie, le misure, tutto quanto. Mi auguro che vi è piaciuto anche questo bellissimo tutorial facile e veloce da realizzare anche per le prime mani, per le principianti. E se vi è piaciuto il mio bellissimo tutorial di oggi, regalatemi quello grandissimo, bellissimo mi piace, pollice in su, cliccate nel pollicino e mi aiutate tantissimo. Poi volevo invitarvi anche a iscriverci nel mio canale di YouTube se ancora non siete iscritti. Ogni settimana escono dei bellissimi tutorial, visto che siamo arrivati proprio alla estate, perciò uscirà tantissimi progetti per l'estate. E se vi fa piacere vi invito a iscriversi nel mio gruppo di Facebook, dove faccio le live, do aiuti, faccio conoscere pilati nuovi, aziende nuove e faccio tantissimi progetti. Vi invito anche a iscriversi nel mio Instagram se vi fa piacere. E se ancora non siete iscritti al mio canale di YouTube, ma comunque vedete e guardate i miei tutorial, è arrivato il momento, iscriveteci, ok? Comunque, bacio grandissimo della parte mia, Jacques Art in uncinetto, e ci vediamo al prossimo tutorial creativo. Ciao ciao ragazze, ciao.